Ciao a tutti e benvenuti su FarantuB Sport. Io sono Mr. Frank e oggi siamo qui per parlare di una partita importantissima per la Serie A. La Roma affronta la Salernitana nella 36esima giornata di questo campionato. Dunque, siete pronti per questo pronostico? Continuate a seguire il video. Perché non iniziare con gli approfondimenti sul pre-partita? Iniziamo con i dati interessanti che riguardano queste due squadre. La Salernitana ha vinto solo una delle 7 gare di Serie A contro la Roma nel passato, mentre i giallorossi hanno ottenuto 6 vittorie, chiaramente. La vittoria della Salernitana risale al lontano 1999 con un risultato di 2-1, grazie alle reti di Antonino Bernardini e di Federico Giampaolo. Da lì in poi però la Roma ha sempre dominato sul campo. Difatti la Roma ha sempre vinto le 3 partite casalinghe contro la Salernitana in Serie A. È interessante infatti notare che la Roma ha il 100% di successi in casa contro soltanto altre due squadre in questa competizione. Parliamo del Pro Vercelli e del Casale. Però teniamo d'occhio comunque la Salernitana, perché in questa stagione ha già ottenuto delle vittorie allo Stadio Olimpico, tra l'altro contro la Lazio con un risultato di 3-1. Dunque perché non pensare che possano questa volta anche superare entrambe le squadre laziali in Serie A? Tuttavia, è importante notare che la Roma in questo momento sta passando una sorta di crisi di gol. Infatti, nelle ultime due partite, contro l'Inter e il Bologna, non sono riusciti mai a segnare. Se non segnano anche oggi, questa sarebbe la prima volta che ciò succede da marzo 1994, quando erano sotto la guida di Carlo Mazzone. D'altra parte, la lotta per le trasferte della Salernitana continua. Non hanno vinto nessuna delle ultime 7 partite esterne in campionato, con 5 pareggi e 2 sconfitte. Non hanno un record così negativo dal lontano 99, quando non vinsero per 10 partite consecutive. Parliamo dunque del pronostico, quello perché siete qui. Secondo le probabilità, la Roma ha il 66% di possibilità di vincere questa partita, mentre un pareggio ha il 21% di probabilità. Chiaramente, la Salernitana quindi ha il 13% di vincere. Personalmente quindi sono abbastanza certo che la Roma vincerà questa partita con un margine di almeno un gol. Nonostante la mancanza di gol nelle ultime partite, come detto prima, pensiamo che abbiano la forza e la qualità di ottenere un'importante vittoria da mostrare al pubblico dello Stadio Olimpico. Siamo giunti quindi alla fine del video, ma voi cosa ne pensate? Fateci sapere qui sotto nei commenti il vostro pronostico personale per questa partita e ricordatevi di iscrivervi al canale se non volete perdere altri contenuti sulla Serie A. Ciao ragazzi, alla prossima!